che mai ha detto: l'eccellentissimo signor Marchese Arsura mi sposerebbe. Eppure, se mi volesse sposare, vi sarebbe una piccola difficoltà. Io non lo vorrei. Mi piace l'arrosto e del fumo non so che farne. Se avessi sposato tutti quelli che hanno detto volermi, beh, avrei pure tanti mariti. Quanti arrivano a questa locanda, tutti di me si innamorano, tutti mi fanno i cascamorti e tanti mi esibiscono di sposarmi addirittura. E questo signor cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente. Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s'abbiano a innamorare, ma disprezzarmi così è una cosa che mi muove la bile terribilmente. È nemico delle donne? Non le può vedere? Povero pazzo, non avrà ancora trovato quella che sappia fare, ma la troverà, la troverà. E chissà che non l'abbia trovata. Con questi, per l'appunto, mi ci metto di picca. Quei che mi corrono dietro, presto presto mi annoiano. La nobiltà non fa per me. La ricchezza, la stimo e non la stimo. Tutto il mio piacere consiste nel vedermi servita, bagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza. E questa è la debolezza di quasi tutte le donne. A maritarmi non ci penso nemmeno. Non ho bisogno di nessuno. Vivo onestamente e godo la mia libertà. Tratto con tutti, ma non mi innamoro mai di nessuno. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimati e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquassare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia prodotto al mondo la bella madre natura. Ciao, sono Rebecca. Questa è la mia versione del monologo di Mirandolina dalla locandiera di Goldoni. Tu come la faresti? Mirandolina 4. Sì. Cosa? Che riesce? Un po' di pausa. Okay.